Benvenuti a questa nuova puntata di Electric Motor News. Come vedete siamo in esterno, siamo al comune di Rodano perché il comune di Rodano si sta occupando molto seriamente della mobilità ecologica con questa manifestazione. Noi siamo qui con la signora Manuela Ponisi che è assessore alla cultura. Buongiorno. Buongiorno. È importante queste manifestazioni perché è un discorso di viabilità, di traffico ma anche di cultura quello che state facendo voi. Certo, sicuramente bisogna insegnare e far vedere alle persone queste nuove opportunità che sono legate sicuramente al territorio, all'ambiente, ma sicuramente anche a una cultura, proprio entrare nelle nostre ottiche future di queste nuove opportunità. E credo che la cosa importante per quanto riguarda il comune di Rodano è che lavorate in squadra, perché il signor Giancarlo Tollini, che è assessore ai trasporti, che è diciamo, il più diretto interessato a questa cosa. Sì, sono diretto interessato, ma più che altro ho una squadra di lavoro, il consigliere comunale Claudio Testa che mi segue, il dottor Giuseppe Sciortino, e ci siamo adoperati perché siamo anche il testimone di il passato con automotormarine storiche e il futuro quello che sono queste alternatività. Abbiamo già parlato anche con l'assessore Ponisi e con l'ufficio tecnico del comune. Saremo in grado di potervi annunciare che stiamo pensando a una colonnina di erogazione di energia elettrica sul nostro territorio. Dobbiamo solo valutare come concepirla, in che condizioni renderla possibile e attuabile, e dopodiché saremo un punto di riferimento per tutti gli amici dell'elettrico. Ecco, questo è molto importante anche perché qui, invitato a questa manifestazione, c'è un signore, dopo parleremo anche con lui nel corso di questa puntata, che sta preparando anche una colonnina di ricarica a Vimodrone, che non è lontano da qui. Quindi si comincia a tessere una bella rete di colonnine di ricarica per chi deve circolare con veicoli elettrici. Sì, perché altrimenti è inutile avere il mezzo, poi purtroppo la penalizzazione di questi mezzi di trasporto è che se tu non arrivi a destinazione avendo una limitazione nel percorso, devi avere per forza il modo di poter attaccare, ricaricare per poter ripartire, altrimenti è un viaggio solo di andata senza ritorno. Quindi secondo me è molto importante che le sensibilità di questi comuni, il nostro comune in primis, è stato quello di dire nella Martesana noi vogliamo essere uno dei primi comuni attivo a fare questo. E con la signora Ponisi invece io volevo parlare perché tutto questo progetto non è soltanto di veicoli elettrici, ma si tratta anche di riabilitare una cascina, diciamo così, con una importante iniziativa per quanto riguarda la parte sociale. Certo. Allora, io volevo dire due parole a proposito del fatto che il comune di Rodano ha già un'auto elettrica e viene utilizzata dal messo comunale sul nostro territorio. Quindi questo deve essere anche di esempio anche per altri comuni, perché se i comuni stessi non si adoperano in questo senso, poi è difficile pensare che siano i privati. Per quanto riguarda iniziative culturali, noi abbiniamo sempre quelle che sono iniziative prettamente culturali o di divertimento, anche di informazione per i cittadini, perché come ho detto prima è importante che nella mentalità delle persone si aprano delle nuove porte. Per quanto riguarda il progetto di questo recupero di questa cascina, è un progetto che stiamo elaborando in questo momento e sarà presentato nei prossimi giorni in Regione e in Provincia di Milano. È un progetto altamente qualificato, nel senso che si rivolge a un ambiente sociale particolare. Il recupero di questa cascina permetterà di aprire una casa famiglia sul territorio e di ospitare dei ragazzi handicappati, di dare a loro l'opportunità di crescere professionalmente, di imparare un mestiere, di rendersi utili e di dare anche un senso alla loro vita. Sempre in questa cascina verrà aperto una scuola di restauro della macchina dell'usato, mettendo a disposizione dei professionisti che insegneranno a dei giovani o ad altre persone mestieri che si perderebbero altrimenti col tempo. Sarà possibile anche un museo sia di quello che è stato restaurato sia di quello che può essere messo a disposizione per le nuove generazioni. Sempre in questo recupero si intende anche realizzare un centro ipoterapico dove non è solo un maneggio o una scuola di equitazione, ma un rapporto con il cavallo. Educare quindi i ragazzi, i bambini
gli handicappati, ma anche quella fascia di persone che magari dopo una condanna o all'uscita dal carcere così hanno bisogno di riqualificarsi. Per questo, insieme appunto all'assessore Ottolini e al consigliere Claudio Testa, all'assessore Restighini, ovviamente al sindaco, al sindaco, alla giunta, stiamo mettendo in atto questo progetto articolato che è altamente qualificato, è altamente rivolto al sociale, alla professionalità e al tramandare certe tradizioni che sono tipiche italiane, dall'attività del maniscalco al meccanico, al recupero. Io non entro nel merito perché di meccanica proprio non so niente, però è un progetto, ripeto, rivolto sia agli handicappati che ai ragazzi, offrirà delle nuove opportunità di lavoro, offrirà una professionalità, un insegnamento di alcune tecniche ormai che si andrebbero a perdere nel tempo e in più darebbe ci sarebbe anche un contributo proprio per il paese, nel senso che determinate strutture verrebbero anche a servizio dei cittadini. E per questa manifestazione vedo che c'è la presenza anche di una vettura svizzera di Mendrisio che è venuta con le sue gambe, per così dire. Vorrei chiamare i diretti interessati, i nostri ospiti, perché potranno dire qualcosa sul settore. Ne parleremo anche con loro, però nel frattempo volevo sapere come sta andando il Museo della Lambretta, perché quello sono pochi che lo sanno, ma io l'ho scoperto da poco, tra l'altro, ed è stupendo. Beh, noi abbiamo avuto l'opportunità di fartelo visitare. Ho visto il tuo bellissimo servizio che hai fatto e sì, abbiamo anche questa realtà, la realtà è data dal signor Tessera che è il gestore, il titolare, il responsabile di questo museo, unico nel suo genere, grazie alla grossa collaborazione di Manuela Ponisi e del Comune. Diciamo che ci siamo avvicinati anche lì allo storico, quindi è una perla che noi coltiviamo ancora nel nostro paese. Ma io dico sempre, credo che sia molto importante, che bisogna vedere quello che è stato fatto in passato per non rifare gli errori e per migliorare quello che è il futuro. Credo che questo siamo d'accordo su tutta la linea. La grande collaborazione che è nata negli ultimi anni fra il Comune di Rodano e enti superiori a noi, quindi provincia e regione, ha fatto in modo tale che si potessero realizzare certi progetti. Il Museo della Lambretta è il primo collegamento che c'è stato con la provincia di Milano, infatti il Museo della Lambretta rientra nei musei d'impresa, dove ci sono altri musei storici, nel senso che Alfa Romeo, Cartel, Zucchi, che sono grandi realtà del territorio italiani che si possono tramandare. Questi altri nuove proposte che andremo a fare in provincia e regione è proprio per sviluppare questi settori, per rendere partecipe anche altri comuni, altre realtà, ma anche utilizzare, non in senso negativo ovviamente, utilizzare canali come possono essere provincia e regione per usufruire sicuramente di contributi, ma anche per rendere partecipe e poter promuovere in modo molto più allargato certe realtà. Questa iniziativa si svolge in una giornata dove ci sono altri eventi per noi molto importanti. C'è sicuramente da ricordare l'associazione Avis che fa la raccolta di sangue oggi qui a Lucino e oggi pomeriggio Martesana in piazza, che sono degli artisti di strada che si esibiranno nella piazza, anche questo un progetto abbinato alla provincia di Milano Metropoli. Io vi ringrazio per queste parole, noi in questa puntata la dedicheremo a questa manifestazione di Rodano con altre interviste che faremo, per il momento vi saluto e buona continuazione. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Grazie.